Ciao, eccomi qua in un nuovo video. Stavo sistemando un pochettino i prodotti perché sono andata dal DM, uno dei miei negozi preferiti, e adesso qui sotto la busta non la voglio mettere sopra perché non voglio, le buste di solito sono tutte sporche, quindi stavo incominciando a guardare qualche prodotto. Incominciamo dai bagnoschiuma Balea Men, quindi per gli uomini. Mio marito ha scelto due profumazioni diverse, una Islam e l'altro, quindi Relax, l'altro invece è Sport. Vediamo un pochettino i prezzi, che io ho già incominciati anche a sottolineare. 65 centesimi, ho pagato 65 centesimi il pezzo, sono 300 millilitri, ne ho presi due e via. Poi ho voluto prendere anche quest'altro articolo che non ho mai provato, non ho mai comprovato, sì, dico bene, si chiama WC Fresh. Questi sono, dopo aver pulito, disinfettato il gabinetto, sì, sono dei deodoranti che appunto si attaccano, si fissano nel gabinetto e sono più, è chiusa la confezione, però già si sente l'odore, sembra molto forte, dà quella sensazione già così di fresco. Voglio continuare. Ah, sì, 3,95 euro, quindi. Voglio continuare anche a farvi vedere quest'altro prodotto, Dan Clorix. Questa è una candeggina, non l'ho mai provata, sempre dal DM. Quanto l'ho pagata questa qui? 1,75 euro. All'interno ce ne sono ben 1,5 litri, e vi farò sapere. Perché non volevo acquistare il solito ACE, non volevo acquistare qualcosa che avevo già provato, quindi questa volta volevo provare soprattutto qualcosa di diverso. I colluttori, tra l'altro, del DM sono molto buoni, i prezzi sono molto buoni perché i colluttori Dentodent li ho pagati 70, no, 75 centesimi. Sto guardando sullo scontrino, 75 centesimi. E noi usiamo questi qui del DM perché sono buoni. Una bottiglia da 500 millilitri, 75 centesimi. Questa volta però abbiamo voluto, io e mio marito, scegliere diverse questa volta. Questo qui per esempio è antibatterico, questo qui invece è molto intenso. Quindi due colluttori differenti, li proveremo. Cosa invece che compriamo spesso, quindi forse mi sa che questo, vediamo un po', controllo nella busta, mi sa che soltanto questo, l'unica cosa che abbiamo già comprato, sono dei cotton fioc proprio della DM, il prezzo di 35 centesimi. Ci troviamo sinceramente così tanto bene, il prezzo è così tanto buono che non ho voluto cambiare questo qui. Sono questi qui. E invece il deodorante Calm Cocos, durata 24 ore, faccio vedere bene, già la confezione ispira molto il cocco, questo bel cocco in evidenza. E adesso faccio qualcosa che nel negozio non si può fare, e quindi faccio finalmente quello che volevo fare e che non ho potuto fare. È buonissimo, così buono che viene proprio voglia di mangiarlo. Sembra veramente.
sa che ne ho messo troppo. Sembra veramente una crema di cocco. Che piacere, è buonissimo. Non so se voi l'avete provato. Questa è BLTM. Vedo un pochettino, cerco il prezzo. Il prezzo è di 80 centesimi. 200 millilitri, 80 centesimi. Bello. Ultimo, ah no, ultimo. Dopo ci sono altre due cosine che ho comprato, ma veramente due. Questo qui, voi sapete bene che io adoro, per chi mi segue, per chi ha visto già gli altri video, se qualcuno si è perso il video può sempre andare a cercare gli altri miei video, che sono appunto lì della playlist, per esempio, se voi andate in acquisti. Voi potete cercare gli altri video che ho fatto del DM, ma comunque nella playlist, scusatemi, nella playlist acquisti, voi trovate anche tutti i video che ho fatto anche di tutti gli altri negozi. E quindi dicevo, chi mi segue sa bene che io acquisto il prodotto per lavare a terra, uso questo qui del DM, ma al limone, perché mi dà una sensazione, il profumo del limone, una sensazione di pulito, mi piace, mi piacciono in generale proprio i detersivi con questa profumazione di limone. Non c'era questa volta, l'alternativa è questa qui. Ho sentito l'odore, questo almeno l'ho potuto aprire, ho potuto aprire la bottiglia e sentire questo gradevole profumo di freschezza, e veramente mi viene proprio voglia di subito di cominciare a pulire tutta la casa, e lo farò. Seguitemi anche su Instagram, così magari vi faccio vedere un pochettino come lo uso e anche il risultato, perché bisogna vedere, insomma, queste sono tutte delle cose, prodotti nuovi, ma bisogna vedere poi se sono buoni, se deciderò di ritornare per acquistare lo stesso prodotto. Questo qui è 1 litro e quindi vediamo un pochettino di Dank Meat, questo qui 70 centesimi. E come dicevo, mancano soltanto due produttivi. E sono questi qui. Sono uguali. Sono uguali. Che cosa sono? Faccio vedere un po' da vicino. Sono uguali. Cosa sono? Sono praticamente il gel per disinfettare le mani e basta praticamente a staccare da questa parte, si stacca e lo potete attaccare al manico della borsa in modo tale da portare sempre il gel con voi, ma senza poi, perché tutti ormai usiamo il gel, però con le mani appunto da disinfettare, che facciamo? Apriamo la borsa, quindi tocchiamo la borsa, la cerniera, per esempio, cerchiamo nelle varie cose che soprattutto noi donne abbiamo, e poi magari dopo circa 10 minuti riusciamo finalmente a trovare questo gel. Nel frattempo che abbiamo fatto, abbiamo toccato tutto ciò che c'è all'interno. Quindi, se abbiamo le mani sporche, cosa abbiamo fatto? Abbiamo sporcato tutto. Senza, per essere quindi, per un fatto quindi igienico e per un motivo anche di praticità, ho deciso di comprarlo, questo gel, in modo tale che sarà già fuori all'esterno della borsa. Adesso non ho borse vicino a me, altrimenti vi farei vedere. Comunque è veramente molto leggero, comodo. Sono soltanto 50 millilitri, ne ho acquistati due, anche perché noi donne cambiamo spesso la borsa, per
e così già sapere già che c'è già una borsa con il gel attaccato è già più e la borsa è già pronta, diciamo così, dai. Il prezzo di questo qui invece non mi ricordo, 2,45 euro. Poi devo dire anche in effetti il prodotto, la quantità del gel è soltanto 50 millilitri, ma secondo me il prezzo non è proprio basso, ma perché comunque si sono pagati anche tutta la l'idea, la fantasia, il materiale che è esterno, il materiale che contiene proprio questa bottiglietta, perché praticamente, guardate un po', è una bottiglietta rivestita da questa plastica con il gancetto appunto, e quindi tutta questa particolarità costa. Accanto c'è un palloncino rosa, qui cos'altro, la stessa cosa, sono uguali. Quindi va bene così. Io vi voglio salutare qui e ci vediamo nel prossimo video. Seguitemi su Instagram se non mi seguite ancora, e voglio ricordarvi che nel descrizioni del video vi lascio il mio codice, il link di questa bella promozione fantastica che Minter sta facendo. Grazie, con il mio codice sconto voi avete la possibilità di scegliere 3 gioielli gratuiti. L'unica cosa che si paga è semplicemente la spesa di spedizione. Se avete già approfittato della promozione, perché mi stanno dicendo, mi sono arrivate le email da Pinterest e mi dice che molti di voi, molte delle persone che mi seguono, hanno già fatto il loro primo ordine, potete fare allora il secondo ordine, quindi ordinare altri 3 gioielli. Questa volta però avete l'80% di sconto, l'80% di sconto, è veramente anche questo fantastico. Quindi approfittate, vi lascio nelle descrizioni tutto, andate a cercare, andate a scegliere. Buon shopping, ci vediamo al prossimo video e su Instagram. Ciao!